Fisica noise. Fisica noise. Anthony. Andrea. Ho detto io. Luca. Grazie. Valerio. Erika. Viva la Svezia! Viva la Svezia! C'è la parola! Viva la Svezia! No, guarda, impressionante! Impressionante è l'unica parola che forse descrive un minimo quello che abbiamo vissuto là. Ecco, Andrea piange! Io pure! Sei commosso! Io sono ripensato a Svezia! Infatti, se sta cosa è fatta così, ringraziamo anche, se magari poi la vedranno, Pablo... Ah, sì, sì! I vari già, Pablo... Visto che andrà anche lì, insomma, Pablo di Tonight, Alvaro... Maria... Insomma, tutti quanti, veramente. Sono tutte quante persone che ci hanno aiutato, barra supportato, barra fatto sentire a casa. Compagnia e fatto sentire a casa alla Svezia. È stato sì. Eccezionale veramente. Parlaci un po' di questa cosa. Nel pubblico no. Diciamo che più o meno, cioè nel senso, alla fine trovi sempre, almeno speri, se ci riesci fai anche meglio, di trovare l'impatto giusto per avvicinarti al pubblico, tanto che basta tipo stasera per farlo cantare, per fargli un'oretta di musica buona, e, insomma, e l'abbiamo fatto lì, l'abbiamo fatto qui e va bene così. Parole sagge, sir. Molto sagge. Like a sir. Speriamo presto, facciamo 2015, azzardiamo lì così. 2015, fine 2014. Vai, fine 2014. Non lo dai, so. Tra un anno ci rivediamo qui e ne parliamo. Facciamo, facciamo il punto della situazione. Esatto. Allora, innanzitutto li scriviamo un po' tutti quanti, cioè due li ha scritti Erika, 3-4 l'hanno scritti Andrea e Anthony, poi io l'ho scritto io, insomma così, a parte Valerio che non sa l'inglese, però... però riesco, però l'inglese in certe situazioni lo riesco a utilizzare molto, lo utilizza bene l'inglese. Non andiamo nello specifico. No, niente, diciamo che i temi trattati, poi insomma potete leggere nel disco del Follow the Noise, sono, diciamo, diversi, cioè... qualcosa che parla di fantasy, tipo un po' come facevano i tempo, sbaglio, yes. No? Sono esempio perfetto. Oppure, ecco, ci stanno testi un po' più impegnati che parlano del problema della droga, altri che sono un po' più canzoni, tipo Physical Noise, sono tipo, ok, facciamo festa, facciamo casino, diamo Physical Noise, no? Sì. Insomma, diciamo che spazia un po'. E abbiamo suonato un pezzo che non è incluso nell'album e l'abbiamo scritto durante la nostra quarantena durata una settimana. Ci siamo chiusi dentro casa di Andrea da soli, ci siamo isolati completamente. Ringrazierei anche Andrea e anche la donna che ci ha permesso di... Esatto. Grazie Andrea e Giorgiana. Grazie Giorgia. Grazie Gio. No, ci siamo isolati e abbiamo scritto sto pezzo e poi abbiamo chiamato quarantena apposta, quarantine. Quarantine. No, forse guarda, se ci scappa forse è una cosa riallaggiata di qualcuno. Probabilmente. Ah, faremo un pezzo della Carrà, ma non lo vogliamo dire. Che bello per l'amore. Cioè, dalla Svezia in giù. Facciamo Allora, vorrei intervistare Blackmore. Gli chiederei. Da dove sono usciti tutti quei capolavori? Io non lo so, probabilmente intervisterei loro. Non so perché, per capire almeno qualcosetta. Perché ci vuoi bene. Ma per capirci qualcosetta più che altro. Valerio? Io sono indeciso se intervistare o Mike Terrana per lo stile che ho o Sasha Grey per lo stile che potrei avere. Mai! Mi pare giusto. Maria? Io gli allo. Ovviamente. Io non lo so. Io intervisterei Freddie Mercury. Visto che non c'è più, non c'è più la possibilità di intervistarlo. Se ci fosse una possibilità lo intervisterei. Quello che chiederei non lo so. Sarebbe. Perché? Oddio, why? Tu stavo a dire perché? Why? Tu stavo a dire. Why Freddie? Lui mi deve spiegare tutto, da inizio alla fine. Ma perché? Sì. Allora salutiamo tutti quanti i ragazzi che ci seguono, le ragazze che seguono il rumore, che seguono il rumore, che Follow the Noise. Yes, sir. E vi invitiamo a seguire il rumore ancora sempre di più. Poi insomma il 20 stiamo al Vortex, quindi se volete passare ci fa piacere. Dai. E Follow the Noise. Yeah. Follow the Noise.